è appena scoppiata la bolla all'Ipocampione 16, i giocatori sono tutti a premio e abbiamo un momento di relax con Paolo e Federico della scuola di Vivere di Poker, che ci introducono il concetto di Poker Tell. Per andare avanti in un torneo live, come sapete, è molto importante conoscere questo aspetto del poker, e ci introduce Paolo. Ciao Carlo, ciao a tutti. Allora Carlo, come abbiamo parlato già diverse volte, noi abbiamo una speciale Tells Academy dove parliamo di questa abilità di leggere i tell, dove diciamo sempre alcune cose molto importanti. La prima è che bisogna saper giocare, perché un tell ti può aiutare se sai giocare, ma se non sai giocare no. Quindi la prima cosa da guardare è sempre come è andata la mano. La seconda è che i tell non sono uno a uno come si spiega molto spesso, cioè un tell vuol dire sempre una cosa, ma vanno interpretati. Oggi ho la fortuna di avere qua con noi Federico, che è uno dei nostri coach romani specializzato in tells, ha certificazioni, attestati, cioè non li conto neanche più, e ci spiegherà meglio a livello tecnico che cosa vuol dire che un tell va interpretato. Allora Federico, lascio la parola a te. Sì, essenzialmente, come ha detto Paolo, un tell va interpretato. Questa è un po' la caratteristica fondamentale, quella più difficile, un'abilità che dobbiamo sviluppare. Praticamente un tell non ha sempre un singolo e unico significato. Ad esempio, quando ci balla la mano, incredibilmente molti pensano che è sempre esclusivamente per forza. La realtà è che non è così. Va interpretato perché le persone reagiscono in maniera diversa. Per appunto dare un modo per interpretare molto velocemente ai nostri allievi, noi diamo spesso delle regole. Oggi vi svelo qual è il trucco. Noi diamo la regola delle 3C, ad esempio. Quindi vuol dire che quando esaminiamo il comportamento di un giocatore andiamo a vedere il complesso, il contesto e la coerenza. Il complesso vuol dire la somma di tutti i tell che poi andrai a carpire. Il contesto, ovvero in che situazione si va a identificare, e la coerenza, ovvero è coerente che quel giocatore provi quell'emozione? In questo modo abbiamo un'accuratezza che si avvicina al 95%, quindi è assolutamente il modo migliore per andare a individuare i comportamenti dei nostri avversari e quindi avere un gran vantaggio al tavolo. E una volta assodato tutto questo, funziona poi applicando al tavolo? Assolutamente sì, ho detto, arriviamo a un'accuratezza del 95%. Può capitare, come al solito, di sbagliarsi, perché siamo umani e l'errore c'è. Però se facciamo caso a tutte queste piccole cose, ci avviciniamo sicuramente alla soluzione migliore. Allora, noi vi diamo appuntamento al prossimo video, dove vi spiegheremo ancora meglio qualche esempio pratico che faremo insieme a Federico e a Paolo. Arrivederci al prossimo video.